potuto vedere che ci ha ulteriormente convinto della sua importanza, della spiro di una voce, credo, fra le più straordinarie del nostro panorama di artisti di Milano Maggiore. Grande maestro Francesco Guccini, che ha deciso di ritirarsi e di continuare a cantare canzoni che sono nel cuore. In genere si dice di due generazioni, ma io credo ormai di tre generazioni, perché le sento cantare le canzoni di Guccini da che ha 16 anni e sia da che ne ha 70. Quindi un grande merito quello di portare avanti questa grande tradizione di un grande cantautore come quello di Francesco Guccini, da Danilo Sacchi, la band che l'accompagna. Per questo dentro di noi.
che semplicemente ho cambiato il mio modo di pensare. E questo è semplicissimo, Ho cambiato il mio modo di pensare. Adesso penso alla musica veramente come un coadiuvante del mio cuore, non come qualcosa che mi comanda, ma come qualcosa che io posso, non dico comandare, ma abbracciare. Quindi la musica non è più una matrigna, la musica adesso è diventata una compagna meravigliosa. Ma sarò sempre in secondo piano, perché prima vengono gli amici e la mia famiglia. Punto. E non ci sono di me. La fortuna è proprio questa. E lo vedete, lo sapete, perché poi chi mi segue, e io, voi non seguite me, io seguo voi. Questa è la verità, lo sapete tutti. Cosa succede? E lo sapete benissimo, perché nelle serate ci si vede, eccetera. Andrea Meli, Valerio Giambelli, Tony Graziani, non sono solo musicisti, noi non è che ci siamo, io ho scelto loro, non è vero, sono loro che hanno scelto me, perché ci siamo trovati, senza di loro io non sono nessuno, perché ve lo dico francamente, io non so fare le cose che loro sanno fare, io ho bisogno di loro. L'hai detto? No. E poi noi abbiamo bisogno di tutti. La cosa meravigliosa è che uno, ecco, basta una domanda e poi lui ti racconta che ci avevo davanti 3 anni. Va benissimo, la parte io sono interrotto perché volevo sapere, nella famiglia amici musica, no? Io è ovvio che tu abbia un pubblico che è qualcosa più di un pubblico, no? Cos'è? Diciamo, è a metà tra una famiglia e degli amici, gli hai dato un luogo tuo perché c'hai un pubblico che è come se fosse sempre in tasca con te, che diciamo quando lo metti, come portafoglio, ma ok, c'è sempre, e ci sono sempre, dove, quanta benzina ti danno? Guarda, ti dico una cosa, noi abbiamo la fortuna, dico sempre noi perché noi siamo un gruppo, abbiamo la fortuna di avere dei si dice fans, ma è sbagliato, delle persone che ti seguono, che quando tu sbagli vengono a dirti secondo me hai sbagliato. Questa è la più grande ricchezza che puoi avere, perché se qualcuno ti dice determinate cose vuol dire che tu sei ancora in grado di imparare. Noi non siamo su un palco e arriviamo lì e diciamo ciao Franz. Cioè, siamo di tutto a posto, come no? Poi qualcuno ti viene a dire, oh, quella canzone lì mi è piaciuta moltissimo, l'altro secondo me non è più. E tu dici, e noi ci vediamo allora, lo sapete, è tradizione, non voglio dire una parola che non posso dire. No, dillo. Però lo dico lo stesso. Anche noi abbiamo un terzo tempo. Mi sembrato in quel pezzo
avete notato una grossa differenza da un anno, da due anni a questa parte, anche di impatto. Sbaglio? È vero? Perché abbiamo seguito anche i vostri consigli. Questo è importante, questa è la crescita, altrimenti tu non puoi andare sul palco e dire ripeto, ciò farà zitto, non finisco questo. Non funziona, vai avanti un po', più 50 anni, voglio andare avanti ancora per me. Però per fare questo, 400. Per far questo, devo ascoltare i pareri di tutti, i pareri di tutto bene. Così si migliora, io ho scoperto, che è anche figo. Perché da 50 anni avrei ancora voglia di imparare, e ragazzi è tutto. È quello che ti rende poi giovane come uno studente, no? Senti, questa cosa, figurati, a me fanno piacere pensare che sono tutti tuoi, no? C'è stato invece un momento in cui... Attenzione, attenzione, guarda che tu c'è una base di pesce per tutti, no? C'è stato invece un momento in cui ho detto, ah ok, ora mi godo questo applauso. E invece non c'era. Ma succede, succede, però non è mai, è sempre. Allora, se non succede è perché tu hai sbagliato qualcosa. Punto. Parte da questo presupposto. Quando fai le cose col cuore, quando fai le cose fatte bene, c'è questa corrispondenza. Se tu fai una battuta e non c'è dall'altra parte corrispondenza, non è colpa di chi ascolta, è colpa tua che l'hai portata male. Questo vale per una battuta, per quello che dici, per i pezzi, per ciò che stai trattando. È sempre così, la colpa, se c'è una colpa è sempre di chi sta sopra il palco. Allora, tu hai fatto caso che, parliamo degli antichi greci, chi ha inventato lo spettacolo? I greci, ok? Ci hai fatto caso che nella nostra cultura il palco è in alto e le persone sono in basso? Invece no, nella cultura degli antichi greci c'era la fila, la peso dei romani, la gente è in alto, tu stai in basso. E questo è che dobbiamo rivedere, noi che facciamo questo mestiere, riconsiderare. Tu sei al servizio delle persone, non le persone al tuo servizio. Ma anche in un aspetto, cioè, diciamo, tecnico, nel senso, no, è quello. Tecnicissimo, se io sono il più grande cantante del mondo e vado in un palco vuoto, io vado a fare un altro mestiere. Quindi, chi viene ascoltato è più importante di te, perché ti porti i soldini per andare avanti. È molto sole di lavoro. Per questo chi viene fa 100 km per venire a vedere anche 200-250 merita rispetto. Ed è per questo che devi dare sempre il 110%. Non di meno. Perché senza di loro tu non sei nessuno. È una questione sinergica. Noi non possiamo andare avanti senza loro. E mi piacerebbe pensare che senza loro magari mancherebbe qualcosa se non ci siamo noi. Non è la battuta,
avendo un disco pronto, dei pezzi pronti, prima gennaio 2012, no, diciamo, no, sì, non avevamo niente di pronto, non sapevamo assolutamente cosa dovevamo fare. Fare un disco è una cosa complicata, non è che ci metti. Allora siamo andati con Valerio, con Andrea, siamo andati a ravanare, no, dei ricordi e delle cose, e siamo riusciti a fare in tempo zero, perché non avevamo niente, che se ne dica, non c'era niente di pronto, lo giuro. E una cosa per permetterci nell'estate di poter presentare qualcosa, altrimenti non saremmo potuti partire in tournée, ma non avevamo nulla di pronto. Allora abbiamo trovato, io c'ho questo pezzo, io c'ho questo pezzo. Dai, mettiamo insieme aneddoto, che sono le cose più belle, no? Mirava questo. Bravo. Non ho capito, sapete com'è nata quella canzone lì? Bene. Valerio e Andrea erano da me, stavamo... Che cosa è febbraio? Ma cosa facciamo? Cosa abbiamo bagnato, senti qua. Allora andiamo, bagnato. Senti qua, senti qua. Delle cose, io ero spappolato perché avevo fatto... insomma, ero a letto, ero a letto. Loro due stavano lavorando ancora tardissima. A un certo punto sento... lo giuro, cioè ragazzi, la verità. Scendo, porca miseria. Questa è mia, perché sentivo, scendo, apro la porta, mi accorgo che avevo il cefalo di fuori, torno indietro, metto l'accappatoio, scendo giù, che c'erano due, faccio lo stereo, questo lo facciamo, quando mi guardano un pazzo, mi fanno, come hai sentito? Non so, c'è qua, è nata, questa è la... più o meno fa così, no? Era notte fonda. Lui e loro erano tornati a casa, avevo fatto il testo, ho detto, guarda, fa interessante. A un certo punto sento bussare alla camera. Era il cefalo, che no. C'era, e pensavo stassi male. Pezzi nascono così, non credete mai chi mi dice ero seduto a un tavolo e ho aperto un libro di Oscar Wilde e da quella frase ho creato una canzone. Normalmente la canzone nasce così, le canzoni che sono nate quando sei compagno, insomma. Se ti dimentico così, ti rimangono addosso. Io sono un iconoclasta di natura, quindi devo distruggere. No, anche perché distruggendo puoi anche trovare qualcosa di prezioso nelle macerie. Allora, se non si distrugge non si costruisce nulla, fondamentalmente. Questo vale anche per quanto riguarda il nostro cuore, quando abbiamo veramente le macerie del nostro cuore. È il modo giusto, è il momento giusto per ricostruire. Mi capisce? Impermanente, come polvere al vento, questa la musica alla fine è impermanente,
perché tu puoi cantare 100 volte la stessa canzone, non sarà mai come una, non sarà mai uguale una volta all'altra. Per questo che la musica è una preghiera, è un mandato. Sant'Agostino lo diceva, no? Chi canta prega due volte. E a volte in questo paese qui noi ci dimentichiamo che l'arte non è solo quella dei grandi pittori, quella dei grandi musicisti, di lirica, eccetera, ma è anche la musica popolare, perché no? Perché aiuta a far stare bene le persone. Allora, tutto quello che fa stare bene le persone è arte. Ma in qualche modo anche la religione, se vogliamo anche un po' andare, no, nella profondità, perché mi piace questa cosa qua. Nel senso, una religione uno può diventare anche, come detto te, la musica, no? E magari una religione con un, non voglio dire un dio fisico, no? Però che, come che uno, tu che possa rappresentare in qualche modo i pensieri di molti, però anche molti con la tua musica possono pensare anche qualcosa di differente, cioè tu dai anche uno stimolo, no? Cioè, in ogni nazione chimica c'è un combustibile concorrente, noi siamo la miccia, sostanzialmente. Poi sono le persone che vengono a sentire la musica e dicono mi sento ispirato da questa cosa. Questo è sufficiente, questo è perfetto. E la musica può essere una testimonianza anche in questo caso. Attraverso la musica abbiamo fatto conoscere tante storie. Molte persone, ad esempio, non conoscevano Mico. Attraverso una canzone di Peter Gabriel che abbiamo presentato, tantissime persone sono andate a rileggersi la storia di Mico. Da lì hanno avuto voglia di conoscere la storia di Mandela e di quant'altro. Cioè, un cane che si morde la coda. Questo, secondo me, questo diventa un veicolo per trasformare la musica in informazioni. Più un paese è informato, più è evoluto. La nostra fregatura è questa, spesso lasciamo passare delle cose perché siamo malinformati o disinformati. Disinformati e o malinformati, apposta o meno. L'informazione, la testimonianza è la prima cosa per essere liberi. Allora, è arrivato questo momento che a me fa tanto piacere, anche perché penso che ci sia un bel legame, no? Quindi, siccome non abbiamo un capo, vediamo un po' fino a dove arriva, perché forse ce la possiamo fare. Comunque, fino a dove arriva il capo ce ne abbiamo. Dove non arriva, arrivate voi, è il momento che va alla montagna, no? Quindi, prima mani alzate, chiedete quali sono le domande, Danilo. Qualunque si siano, non ci credo. Se non le faccio una io. Allora tu, vai. Allora, voi sapete che una delle mie passioni è la cucina. Questo lo andrei a dire. Allora, chi è della zona della Bologna, ovviamente? Allora vi dovete spiegare una cosa. Come mai, se vai a Bologna, Modena, cioè, il cibo si chiama Bone? C'è il Sabatone? Il Tortellone? Il Passone? Tutto Bone? Lo Scarpazzone? Cioè, è vero questa cosa qua? Perché no, perché sono una cosa bellissima, ma non è un bene, ho un mese. Noi che cosa che mi non è che un peso, è il mio cassone. Il sabato nella bomba. Se, finalmente! A quando il nuovo CD? A quando il nuovo CD? Non l'avete sentito. La preproduzione è finita, i testi sono pronti, le musiche sono pronte. E con Davide, Daniele Pietra, stabiliremo il periodo esatto, il giorno esatto dell'uscita. Ancora non si può dire perché a parte le scremature, no? Abbiamo veramente tantissimo materiale, sono tante canzoni, pensavo di averne meno, invece per la fine siamo resi conto che le canzoni sono tutte belle ed è difficile riuscire a scartare ancora qualcosa. Brava, allora noi abbiamo pensato, scusa, ma perché dobbiamo per forza fare il
ragazzi, ne faccio uno o 16 perché non si può fare. Se tu hai qualcosa da dire stavolta, lo dici, perché tenere fuori tre pezzi che magari il prossimo anno magari non ti rappresentano più? Ma per una scelta nostra, cioè non è che crediamo che per forza ogni anno devi farci una cosa. Se non hai niente da dire, non dire nulla, è meglio. E dopo due anni abbiamo un po' di materiale interessante, o per quanto ci riguarda dei testi davvero molto importanti. E io sono per fare. Io sono. Guarda come va! Se i testi sono anche più freschi rispetto magari a un disco che ha avuto una gestazione letterale magari lunga, no? 15 anni, 16 anni, invece in questo ci ha messo già meno di 12 mesi di scrivere dei testi, se c'è questa nuova libertà, diciamo tra virgolette, no? In qualche modo ti ha dato le ali per andare a trovare le parole giuste. Guarda, un altro mezzo parla però di motivi, di cose mie, di differenze mie. Questo che andiamo a fare parla di storie, quindi di altre persone. E sono, è un disco molto più incazzato, quindi non prego. E non si parla più di me, anche perché è il primo disco normale, cioè che devi presentare, no? Quindi le tue sensazioni, che ricordo, qualche cosa. Nessuno ti conosceva, cioè chi sarà questo Danilo che ti fa? Quindi era ormai molto intimista, cioè, il secondo tratterà davvero di storie, di storie anche un po' forti, perché noi personalmente ci sentiamo un po' come di tanta storia, no? Mai come oggi c'è bisogno di raccontare storie di persone che hanno. Io vorrei anticipare una cosa, una storia di cui parleremo nel disco, però. E noi vorremmo. Però non so se posso anticipare. Non so se posso anticipare. Scusa, la canzone, tu decidi. Quindi non anticipo nulla, però se si parla di storie davvero importanti, di persone che hanno lasciato davvero un'impronta e spesso sono totalmente sconosciute. Andiamo a recuperare queste cose, non è vero che ci sono persone.